Allora, qua mettiamo a posto il fiore, questo metti qua, questo metti qui. No, Matteo. No, Matteo, Matteo, no! Matteo, no, Matteo, no, Matteo, no, non ho neanche i blocchi, Matteo, non ho i blocchi. Non ho i blocchi. No, no, dammi il tempo di... No, Vitto, il tuo fiore, non posso... Non posso fare niente. Non posso fare niente. Aria, aria, aria. No, sono morto. Sono morto. Sono morto. Non posso uscire, raga. È una tomba di bedrock che c'è dentro l'acqua. Non posso uscire? Mi sono fatto dell'aria giusto per spiegarvi che ora morirò. E non potrò recuperare niente. Non posso recuperare niente. Anti-bedrock, anti-bedrock. Perché l'hai fatto? Eren, dead. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo Funny Moments della mia serie live Minecraft vs Chat. La serie tornerà domani, cioè mercoledì alle 20:30 con un maxi aggiornamento. Quindi vi do appuntamento a domani, ma anche a stasera alle 20:30 perché inizierà una serie in compagnia di TR. Per il resto, tutti i giorni alle 8:30 per l'appunto mi trovate in live tutte le sere. Detto ciò, vi lascio il video, lasciate mi piace e lasciate tanti bei commenti. Ciao! Che bello! Per ora è bello. Potrebbe diventare orribile, perché l'altra volta qui c'è entrato un Wither e quindi non è stato bello. Inoltre, la nostra amata cantina ora è così. E questa è una tomba di bedrock che è spawnata qui dietro. Ora è proprio il momento di dire una cosa. Cioè, vi faccio vedere il cartellone degli eventi, per chi non sapesse come funziona la serie, lo ripeto, la serie funziona che quando suona malissimo. Funziona in questo modo, funziona che Jeff Snow non mi fa parlare e mi spona dei Silverfish. Guardate Jeff cosa fa. Quanto sono carini, ma solo tu li usi. Matteo, anche tu li usi. Ho appena finito di... Ma no, che mi stanno scavando la parete. Mickey mi ha dato il ligma pure. Mickey! Non tutti insieme così! Ma che cos'è questo raid? Raga, non vedo niente, sto girando tutto! Matteo! Raghi, siete folli! Quanti sono? Non si capisce un cavolo! Ok, l'acqua... Aspetta, l'acqua, me li tieni un attimo lontani! Raga, mo' pure un minuto di ste cose! No, raga. No, 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 no! No, Jeff! No, Jeff, dai! Quanti sono? Shadowrun, basta! Raga, raga, smettetela, immediata... Mickey! Raga, ma... Matteo, ma... No, dai, no. No, non si... No, 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 no. No, mucca. No, mucca. Sono usciti, i ranni mi stanno seguendo. Non ci vedo, non vedo niente, aiuto. Aiuto, non so se è notte, se... Sto morendo. L'ascensore, presto. Ma ho sbagliato. Sali. Sali, no, qua sei sceso. Vabbè, ecco, avete visto il potere dell'Igma, tra l'altro, oggi. Perché magari da solo è simpatico e basta, ma tutti insieme. Grazie, Shadowrun. Grazie. Almeno tu... Madò, madò, ma qua mo ci muoio ancora, raga, ci muoio ancora. Dov'è la spada? Dov'è la spada? Dammi la spada. Non la spreco la mela d'oro, in questo caso, perché tanto... Nico! Ma... smettetela! Raga, smettetela un attimo! Perché? Oddio, sono entrati nelle pareti! Hanno possessato... No, hanno rotto tutto. Hanno rotto tutto. Hanno preso le pareti, raga. Ma che palle. Guarda lì, mi stanno bucando tutta la casa. Ma dove si sono nascosti tutti? No, Jeff. Jeff, pure, pure. Ma qua, sentite, lo sentite che si rompe tutto? Sono i Silverfish che si sono nascosti e che mo stanno uscendo. Raga, io volevo fare 3 ore di live. Siamo neanche a mezz'ora e già la mia voce ne sta risentendo. Posso fare una cosa prima? Beh, vado vicino alla parete. Guarda, mi metto qua. Così? Allora, mentre loro cercano di infamarmi, ragazzi, io devo andare.
Non me l'aspettavo da parte tua. No, raga, avete capito che è successo? Matteo, ho apprezzato un sacco il gesto, grazie. Non me l'aspettavo, mi aspettavo un'altra bara, pensa a te. Mi hai regalato il bunker della vita adesso. Possiamo quasi metterci qua il letto, sapete? Allora, abbiamo, anzi, ho aggiunto delle novità. Faccio vedere che cosa succede quando facciamo i 2 euro, tolto lo zombie. Viene droppato un uovo, anzi mi viene dato un uovo con la scritta Viva il Blaze. Invece con 2,50 euro abbasso i Blaze. Questi due ovetti rappresentano un mob che è una variante del pipistrello, è un mob custom per la serie. E sono dei mob, uno è un piccolo Blaze e l'altro è un piccolo anti-Blaze, che sono ostili tra loro e combattono. Guardate, uno, due, guardate cosa fanno. Combattono e in questo caso ovviamente ha vinto il Blaze. Ora l'obiettivo sarà che quando otterremo queste uova le andrò a inserire in 2 gabbie e quando ce ne saranno tanti dopo un po' faremo una mega mob battle e li faremo scontrare. Attenzione, Laila, viva i Blaze! Ci droppa il primo uovo, grazie Laila. Primo uovo lo mettiamo un attimino qua, andiamo a svuotare bene l'inventario, se no ci perdiamo le robe per strada. Guardate già quante peogne quest'oggi, ragazzi. Shadowrin abbasso i Blaze. Ma volete vedere subito lo scontro? Grazie, Nick. Viva i Blaze. Giusto in tempo. E Papyrus abbasso i Blaze. Adesso vi faccio vedere tutto. Vedete che hanno tutti i vostri nomi. Adesso noi li spawneremo all'interno di questa gabbia. Con questi tasti possiamo togliere e mettere una barriera che li separa. E andando indietro alle quinte, dovrei metterli col dispenser, ma c'è un piccolo problema che risolveremo. Possiamo spawnare da questo buco tutti i mob, ognuno ovviamente nella sua zona. Quindi guardate che cosa succede ora. Li mettiamo tutti. Questa roba sarà fichissima, vi giuro. Mettiamo questi di qua, li dividiamo, che se failiamo sta roba. Jox, grazie, ma tra un po' stavo failando per l'appunto. Se failiamo sta roba è un casino, Italian Gamer. Guardate. Grazie a tutti, ragazzi. Poi leggo ovviamente le donazioni. Guardate. I vostri mini mob stanno riempendo l'arena. Quando saremo pieni, mentre ci siete voi che volate in giro con i vostri nomi, staccheremo la barriera e partirà il mega scontro. Sono piccolini, goffi, ma l'importante è vedere se vincono i Blaze o gli anti-Blaze. Quindi, se siamo pronti, non ci sono mob nelle vicinanze, schiacciamo il pulsante. Lo facciamo? 3, 2, 1. E si parte. Inizia il combattimento! Eccovi lì a scontrarvi tutti. Appena morto qualcuno! Non riesco a seguire, siete troppi! Allora, io vedo una situazione di parità. I Blaze hanno appena preso botte. C'è Gasini in basso a destra che è appena perito. Mentre in alto, Karen, alias Italian Gamer, ha fatto fuori qualcuno. Siamo 4, 5 versus 3. È morto un altro Blaze, no! C'è Julie Steyer, l'ultima Blaze rimasta. Vai, Julie! Viene uccisa dal team anti-Blaze. E te pareva. E te pareva. E rimangono 4 elementi del team anti-Blaze che adesso andiamo saggiamente a richiudere subito. Perché faranno parte del prossimo combattimento. Essendo gli anti-eroi che si sono salvati. Mi dispiace un sacco. Ricaricheremo. Jeff abbasso i Blaze. Ma subito così un altro ce ne dai. V9 Pro abbasso i Blaze. No, vabbè, ragazzi. Aggiungo rinforzi. Ok, ragazzi, detto ciò, vi avviso, partiamo per l'end. È arrivato il momento. Partiamo e viaggiamo di notte, così magari sfasciamo qualche altro Enderman sulla strada. No, Jox! No, vabbè, no, raga, cioè, subito? Anche questa volta? Guardali tutti gli altri! Che erano nascosti! Potete notare quelli che hanno il nome Jox e quelli che stanno spawnando? Guarda quanti sono! Questa volta sono preparato. Non morirò. L'altra volta neanche sono morto, ma questa volta io vi sconfiggerò tutti. Non li posso lasciare in giro, fanno un casino. Senti, non ho tempo da perdere con te, va bene? Il portale! Via subito! Yes, l'ho trovato, l'ho trovato. Coordinate. Prese. No, creeper. No, è esploso, non ci credo. Ma raga, cioè, adesso vi voglio far notare. Ma stai scherzando? Ma ho appena distrutto il portale pure! Ma che cos'è?
Scusate, raga, se non posso seguire la chat, ma... Ehi! Basta! Basta! Ed è andato via. Matteo, anche tu. E no, no, cosa hai fatto? No, le ragnatele. Jox. Ok, c'è solamente un Ender Eye applicato. E ce ne servono semplicemente altri 11, che non è così semplice. Però ne abbiamo 2 più 4 a casa. Siamo un po' a metà. Quindi, scale. E si comincia a costruire un'uscita. E avremo un accesso diretto all'End. Ragazzi, abbiamo conquistato lo Stronghold. È quasi fatta. Non vedo l'ora di vedere la luce e sentirmi al sicuro. E ragazzi, a noi manca una Enderpearl. E mannaggia agli Enderman. Non l'abbiamo ed è tornato il giorno. Quindi, rip. Mi hanno spaccato l'elmo. Scusgo, benvenuto, grazie della sub. Aspetta, che ho un attimo dei problemi. Oh mio Dio, tecnico-tattici. Aia. Ah, muori. No. Ok, va bene, ce la siamo cavata. Ma andiamocene. Guardate cosa facciamo. Quindi, due avanzano. Queste le fondiamo. Raga, non ci resta che andare al portale e aprire il portale dell'End. Ora, stando molto lontani, io vado a piazzare questi, cercando di non avvicinarmi troppo per evitare problemi di qualsiasi sorta. Ok? Abbiamo aperto il portale dell'End. Quello che potrebbe succedere una volta lì dentro, io non lo so. Sto per entrare nell'End in questo momento. Siete tutti pronti? Siete carichi per la sfida dell'Ender Dragon? Mi metto qua così non fate esplodere le robe. Ragazzi, inizia il Totto Morti. Lo so. Sto per andare. Prepariamoci anche queste. E si va. E si va. E si va. 3, 2, 1. Mi butto! Ok, siamo spawnati. È un'ottima posizione. In realtà è un'ottima posizione. Quindi andiamo subito a salire e a fare così. Perché vedo la gente che scrive slash donation. Fatti bravi. Ok, raga, vedo un Ender Dragon a metà prezzo. Vedo l'Ender Dragon. Vedo i cristalli. Avviciniamoci e iniziamo. Bene, il primo l'abbiamo filato. Perfetto. Ok. Uno. Ho fatto il liscio. Questo è un po' alto, raga. Vediamolo dopo. Un po' più su. Ok. Facciamo quelli bassi. Non ho molte frecce, quindi sono tipo uber conce... Miki! Che c***o? Perché l'hai fatto davvero? Perché l'hai fatto davvero? Raga, mi hanno spawnato un altro Ender Dragon. Che diamine di save ho fatto? Oh no, oh no, oh no. Chi è che si sta aggrando? Mi gioco già una mela, raga. Mi gioco una mela perché questo Enderman ce l'ha con me. Non so perché. Due Enderman ce l'hanno con me. Fate i bravi. Oh mio Dio, raga. Ci sono due draghi. Li vedete? No, raga, ma perché? Perché? Ma cosa volete? Cosa cazzo volete? Via. Oh no, 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 no. Muoio, sto morendo, raga, sto morendo. Perché mi hanno aggrato tutti sti Enderman? Ma che volete? Ma perché? Via. Ok. Fermi. Anche il drago che ha spawnato Miki prende l'energia dal cristallo, apparentemente. Quindi bene. Mi fa piacere saperlo. No, 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 no. Bel bravo, bel bravo. Bel bravo. Sali. Sali, 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 sali. Sali. Ok. Ok, siamo qui. Spacca. Preso. Ok. Fermi tutti. Ok, ho ferito un drago. Cavoli, c'è un Ender Dragon che è folle, è impazzito sto Ender Dragon.
Ce n'è uno che si comporta normalmente, l'altro è pazzo. Cioè, mi sta girando attorno e basta. Levati, zio, levati. Ok, sono arrivato. Ok. Ok. Mi mettono l'ansia un botto. C'è anche quello. Ok, l'ho preso. Scappa, no. Ok, raga, dovrei aver distrutto tutti i pilastri. Purtroppo dovevo farlo, lo dovevo fare subito. Non potevo sprecare questa occasione. Niente perso, è tutto lì. Lo recuperiamo. Sono sicuro che sia droppato giù qualcosa, raga. Ci voglio credere, infatti vedo almeno dei blocchi, che è un'ottima cosa. Ok, vedo l'armatura. Ender Dragon numero 2 ha preso di mira, apparentemente, non si sa bene perché, quel pilastro. Perfetto, perfetto. Non vedo altri cristalli, quindi ragazzi ci siamo. Uno dei draghi è quello normale, l'altro è pazzo, guardatelo, è lì, è pazzo questo drago, non so cosa stia facendo. Ma il land non è fatto per due draghi a quanto pare. Ok, questo si è già fermato. Mia raga, fanno un casino atroce. Non lo sto neanche colpendo. What? Ok, ora sì. Vai. Vai, vai, ok. Via, via. Oh no, l'ho missato, raga, ho sprecato il totem. Pensavo di averlo preso, l'ho missato. L'altro è abbastanza distratto dal pilastro, quindi forse riusciamo a gestirne uno alla volta. Raga, mi sa che mi farà volare tantissimo tra poco. Però io ne approfitto, devo portarlo avanti. Uno per volta, ce la facciamo? Ok, se n'è andato. L'altro è lì, raga, che sta litigando con gli Enderman, per fortuna. Raga, si è incartato anche questo. Che liscio. Vai che è la volta buona, forse la volta buona. Ci proviamo. Siamo 1300 persone, raga, a vedere un poveraccio che sta distruggendo due draghi. Due draghi. Vai. Yes. Yes, il primo è andato. Raga, ora questo è un casino. Questo è pazzo. Questo drago è impazzito. Io non so come gestirlo. Non ha neanche la barra degli HP, quindi non possiamo sapere cosa fare. Allora, finiamogli le frecce addosso, perché finora è gestibile. Ma quando andremo di spada, raga, ci sarà da ridere. Non prendo neanche l'esperienza dell'altro drago, perché la perderei, forse. Quindi lo spammiamo. Wow, 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 wow. Si è sbaggato. Ma potevi rimanere lì? Potevi renderci la vita facile? Ovviamente no, abbiamo finito le frecce, raga. Come faccio a prenderlo, ma? Ok, raga, ho preso l'esperienza, purtroppo. Raga, io non ho idea di come gestirlo questo, perché non so se si poserà. C'è l'uovo lì. Come fa a posare? Raga, si sta posando sull'uovo. What the fuck? Ma è illegalissima sta cosa. È tutto buggato e ha fottuto l'uovo. Raga, ci ha tolto l'uovo. Ha tolto l'uovo. Vai, prego, io non vedo quanta vita ha, non lo so. Quindi è un problema. Andiamo dentro di cattiveria, speriamo che possa morire. Eccolo. Due draghi, raga. Due fottuti draghi. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio. Abbiamo distrutto due draghi. Doppia esperienza. E rip uovo, raga. L'uovo è andato, purtroppo. Ed eccoci qua. Riprendiamoci la nostra roba. Torniamo a casa. Mangiamo le nostre galline. Finalmente siamo riusciti anche in questa impresa.